Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009, se non capite un basso. Non facciamo per voi. Spectre Week! Sì! La mia settimana preferita dell'anno. Quest'anno. Ah, era tre volte, saranno tre settimane che preferisco. Vabbè. Oggi andiamo a vedere un'altra chicca molto bella direttamente dall'America. Voilà! Wow! Questo, posso spuntare? Sì, puoi spuntare. Questo è uno Spectre NSCTB o CTB che sta per... Non lo sai. Non lo so. Car Top Base. Ci poteva arrivare con un po' di sì, impegno. Sì, ma io me lo ricordo perché l'ho letto adesso. Ok. Sull'e-commerce. Ma è fantastico. Ed è fantastico. Che cos'è? È un basso. Ha quattro corde, fa boom boom boom. È uno scalacorda. Coi buchi, perché? Hai detto scalacorda? Ho detto scalacorda, però okay. Magari mi è uscito scalacorda. Vabbè, è uno scalacorda che ha il corpo in due pezzi di legno, sostanzialmente il guscio, quindi fondo e fasce, sono in acero. Perché è carved. Esatto, il top invece è in sequoia recuperata helium. Ricordatevi questa parola perché ne parleremo poi sì, più avanti, esatto. Perché adesso abbiamo... Fa vedere il legno dietro com'è. Il legno dietro è questo bellissimo taglio di acero. Eccolo qua. Davvero stupendo. Il manico è bolt on. Sì. Anche lui in acero con sì. Tastiera in pauferro. Fretless. Esiste anche una versione con i tasti, ma noi abbiamo preferito prendere quella fretless perché sappiamo cosa vi piace. Facci sentire come suona, Luca. Vi faccio sentire come suona e ci sono tante cose da sentire perché abbiamo un pickup magnetico Aguilar DCB e un piezo Fishman potenziati da un'elettronica Aguilar OBP3 attiva, ovviamente con medie, alte e basse. Ok. Sentiamo tutte e due insieme. Anzi no, sentiamo sempre prima il magnetico. Andiamo a sentire solo il piezo, sì. Ovviamente avremo un suono un pochino più squillante. Sempre molto bello, questo piezo è molto molto morbido. Bello. Secondo me suona ed al meglio di sé con tutti e due. Miscelato, sì, sì. Decisamente. Sentiamo. Che come timbro è un po' atipico per un semiacustico, quindi io ci metterei delle lisce. Sì, vero? Sì, sono per la prima volta sono d'accordo con te, no, non è vero, però sono molto d'accordo con te. Questo viene con delle corde avvolte in nickel, suona bene, suona sì, bene, suona ma... bene, ma con le lisce darebbe davvero il meglio. Allora proviamo a simulare allora un pechino. Oh ragazzi, oggi non so parlare. Aumentiamo un po' le basse, tagliamo un filo le alte e un pelino di medie mettiamocele. Giusto un ciccinino. Sì, per dargli un po'. Questa è elettronica Aguilar, quindi è un pochino ci si deve andare con cautela perché spinge parecchio. Sì, tende a fare kaboom subito. Infatti sentiamo un po'. CVD. Anche probabilmente il vicino, il quale ci farà causa. Che salutiamo, ciao vicino. Ciao vicino, tanto sappiamo che ci segue da casa, sì, quando sì. Non gli tremano le pareti.
Allora, adesso come avete sentito qua abbiamo probabilmente un po' esagerato, in effetti avevo tirato un pochino tanto le basse. Questo è uno strumento molto particolare. Abbiamo i buchi. Esattamente, guarda dentro com'è tutto vuoto. Ha delle finiture eccezionali. A me piace un sacco con risvoltino qui in fondo, guarda. Si riesce a vedere il risvoltino? Vediamo se riusciamo a far vedere il risvoltino. Guarda qua. Si vede il risvoltino. E allora, mi dovrebbe sapere tanto di costruzione classica, violini. A me sa tanto di involtino. Però cosa ci volete fare? Sono ignorante. Involtino, lo chiameremo involtino. Ha delle finiture eccezionali. Raviolino mi piace di più, mi sa più di cicciotto. Sì, è un raviolino. Ha delle finiture eccezionali, è una costruzione che è davvero magnifica. La cosa bella è che si sente davvero vibrare, cioè lo tenete attaccato al corpo e almeno io lo sento vibrare tantissimo. E potete sentirlo vibrare anche voi, sì, se venite qui in negozio a provarlo, perché noi ce l'abbiamo. E qua? E qui lo potete trovare anche sull'e-commerce seguendo il linkino sotto. E guardatelo di nuovo nella sua bellezza. E appunto, quindi potete acquistarlo tramite e-commerce, ma potete anche trovarvi la soddisfazione di venirlo a provare, sentire quanto è bello e dire me lo voglio portare a casa. E oppure provarlo e basta. Oppure beh, sì, nessuno vi costringe ad acquistare, ecco, se venite qua a provare, sentire quanto è belli, tanto poi vi innamorate e ve lo portate qualcosa a casa succede, uguale. Qualcosa succede. Spectre Week non finisce qui, ne abbiamo ancora un sacco. Io non, un po' ho paura a provarli perché poi dopo mi piacciono e voglio comprarli tutti. Sì, però te li detraggo dallo stipendio, il quale è così cospicuo che tanto ci vuole tutta la vita praticamente. Ma tutta la vita no, però un po' di tempo ci vorrà. Sì, fa il cannetto. Grazie mille a tutti, ci vediamo domani con un nuovo episodio della Spectre Week. E vai, io non vedo l'ora. Cosa ci sarà domani? Ditecelo voi. Esatto, soprattutto diteci se vi è piaciuto questo e fateci sapere quale altro volete sentire. Ok. Ciao a tutti, ciao. Grazie.